Ciao, sono Michele Vitale di bastabollette.it. Vi piacerebbe ricevere un risarcimento dal vostro operatore di telefonia di 5.800 euro e rotti? Allora seguitemi perché adesso vi illustrerò un caso concreto in cui questo è successo e vi darò consigli alla fine di questo video per voi che volete fare un ricorso per un disservizio, un reclamo contro il vostro operatore di telefonia. Si tratta di una decisione assunta dal Corecom Lazio, che è questo ente regionale, ce n'è uno in ogni regione, che prende effetto ai tentativi di conciliazione obbligatoria tra gli utenti e gli operatori di telefonia e prende anche decisioni sugli indennizzi che devono essere pagati dagli operatori per i disservizi arrecati agli utenti. Il caso che vi presenterò è estremamente interessante perché denota una tendenza giurisprudenziale che è sempre più seguita, sempre più presente e che va proprio verso il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali degli utenti. È una sentenza particolarmente interessante perché ci dimostra che noi consumatori finalmente abbiamo uno strumento, un'arma molto potente per difenderci dai soprusi degli operatori e quest'arma è il ricorso al Corecom. Di che cosa parla questa sentenza? Si tratta di una richiesta di attivazione di linea telefonica e ADSL che per lungo tempo rimane completamente disattesa. L'utente cioè fa richiesta della linea a gennaio e la linea telefonica gli viene attivata soltanto oltre un anno e mezzo dopo, mentre quella DSL gli viene attivata anche più tardi. A maggio si decide a fare il primo ricorso, o meglio, il primo tentativo di conciliazione davanti al Corecom Lazio, tentativo in cui fa tre richieste sostanzialmente il cliente: di essere indennizzato per il ritardo nell'attivazione della linea telefonica, per il ritardo nell'attivazione della linea DSL e chiede anche un indennizzo per la mancata risposta che l'operatore di telefonia, in questo caso Infostrada, non ha fatto in seguito al suo reclamo. E durante questo tentativo di conciliazione, Infostrada nega le sue responsabilità e addirittura cerca anche di scaricare la colpa sull'utente, dicendo che avrebbe in realtà fatto già da molto tempo l'attivazione, ma che l'utente aveva improvvisamente cambiato idea e che quindi l'attivazione non era stata compiuta. E quindi la conciliazione non va a buon fine, non si mettono d'accordo sulla cifra.